Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione di un volume veramente molto importante e molto molto attuale. Il volume è questo, fresco dalla stampa, portato stamani da Livorno, stato stampato per conto della Galleria degli Uffizi dalla casa editrice Syllabe. Il volume è quella... Non mi sentite? Ancora meglio, bene, bene. Il volume di Bruce Edelstein, Eleonora da Toledo and the and the Creation of the Boboli Gardens, quindi è infatti in inglese, la traduzione in lingua italiana in preparazione, ma volevamo comunque già oggi presentarlo qui proprio perché ha una grande rilevanza per noi. Non soltanto in questo anno che celebra 500 anni di Eleonora da Toledo, ma anche per due ragioni ulteriori e ancora più importanti, direi, della coincidenza numerica del suo probabile compleanno, perché non siamo al 100% sicuri. Speriamo che dopo 40 anni di ricerca che sono confluiti in questo volume di Bruce, magari troverà durante un prossimo viaggio di studi a Toledo, troverà anche la data di nascita, e spero che venga fuori che è nata forse uno o due anni dopo, quanto perché così potremo fare un'altra grande celebrazione. Comunque la traduzione in italiano sicuramente esce prima. Questo volume è poderoso, scientifico, però è anche un volume veramente bello, un libro che è veramente bene di avere sul tavolo quando arrivano gli ospiti. Però la cosa veramente straordinaria di questo libro è quanto risponde a dei temi di attualità. Viene fuori dalle ricerche pluridecennali di Bruce Edelstein che Eleonora da Toledo non era soltanto la moglie del Granduca, la Granduchessa, per la maggior parte in realtà la Duchessa, solo del 69 c'è il Granducato naturalmente, ma che era effettivamente la CEO della Medici S.P.A., diremmo in italiano. Era una imprenditrice, era una manager di altissima qualità, guardava tutti di per sé, e quindi un modello di una donna che veramente gestiva la vita di corte a Firenze in una misura molto più importante di quanto emergeva già per esempio dall'autobiografia di Benvenuto Cellini, dove è già parecchio chiaro che era una donna forte, ma non era una donna forte soltanto, ma era proprio una donna che grazie alle tecniche di economia e commercio del periodo, e l'Italia era il paese numero uno nel Cinquecento, i Medici erano tra quelli più famosi in questo senso, era una sorta di Sheryl Sandberg o qualcosa del suo periodo. Però ancora più importante importante uguale è anche il fatto che viene fuori il fortissimo interesse di Eleonora, il fortissimo interesse anche della cultura di corte dei Medici nel giardino come ecosistema di vita salubre, e la necessità di stare al centro di Firenze, di avere un giardino al centro di Firenze. Quindi, volendo, si potrebbe anche dire che era la Greta Thunberg del suo periodo, perché aveva capito benissimo l'importanza di una vita nella natura e secondo la natura qui a Firenze. E emerge molto chiaramente che, diversamente da quanto noi impariamo a scuola o all'università, cioè che Eleonora da Toledo abbia comprato
Palazzo Pitti per poi avere la residenza di famiglia, e quindi, siccome era il palazzo, naturalmente anche il giardino faceva parte del palazzo. No, era il contrario. Grazie alle ricerche di Bruce sappiamo che Eleonora da Toledo voleva avere veramente il giardino di Boboli, ma per avere il giardino di Boboli doveva prendere anche Palazzo Pitti, e quindi era proprio l'opposto, e di nuovo sottolinea la visione green che Eleonora aveva per la vita di corte e per la città di Firenze, per il Ducato e successivamente per il Granducato dei Medici. Ora abbiamo un enorme privilegio, a parte di avere questo libro, abbiamo la maggior specialista su questi argomenti che potrà farci una introduzione non soltanto al libro ma anche di tutti i temi connessi, e naturalmente parlo di niente di meno di Claudia Conforti, che già è ben conosciuta, quindi non forse da ora in poi potrei fare ogni conferenza un capitolo della sua lunghissima, vastissima produzione scientifica, ma non lo faccio perché credo che vogliamo tutti sapere sul ruolo dei giardini con le sculture, con le architetture, eccetera, nel Cinquecento, e del ruolo di Eleonora da Toledo in questo contesto, valorizzando proprio il contributo veramente innovativo e fondamentale di Bruce Edelstein in questo campo. Quindi do la parola a Claudia Conforti, che ringrazio moltissimo di questo intervento. Mi è caduto. Grazie. Sì. Grazie, Aike, grazie anche dell'amabile presa in giro, affettuosa, con cui mi hai introdotto. Grazie a tutti voi, agli amici degli Uffizi che sono presenti, e agli amici e agli allievi che vengono da Roma e da altre parti. Grazie a Bruce per questo dono che ha fatto non solo a noi, ma veramente alla storia della città. E io mi allaccio a quanto il direttore ha già anticipato e parto dal titolo, che è sempre rivelatore, ma qualche volta anche ingannatore. Eleonora di Toledo e la creazione dei giardini di Boboli, al plurale. Ora, per via della... Okay. Ora, in italiano noi abbiamo la consuetudine di chiamarlo semplicemente il giardino, ma correttamente, filologicamente, si tratta di più giardini. E il giardino, diciamo, che interessa Eleonora da Toledo è una parte, è uno dei giardini che si sono sviluppati, che hanno in qualche modo una sorta di gemmazione intorno al nucleo iniziale, laddove il palazzo, non possiamo dire che sia un elemento trascurabile o parentetico, è impossibile. Che facciamo? Ignorare un edificio di quelle dimensioni a tre registri con sette assi, più simile a un acquedotto romano che a un palazzo fiorentino, come poteva essere il Palazzo Medici o Palazzo, il più tardo Palazzo Strozzi. No, il palazzo non è ignorabile, ma non è il motore del giardino. E questa direi che è la prima asserzione molto importante. La seconda è il racconto nascosto. Questo libro non ha solo un testo, anche ve lo apro un attimo, lo apro.
Il testo è impaginato egregiamente come le opere a cui ci ha abituato la casa editrice Sillabe. Lo vedete, questa impaginazione ariosa e chiarissima che è corredata da pagine invece su tre colonne molto fitte a corpo più piccolo. Grazie. Ah, ecco. Ah, sì, sì, grazie, fatto. Già questi sono due libri. In uno c'è una narrazione esplicita, palese, affiorante. Nell'altro c'è il deposito delle fonti, dei documenti, della letteratura, della memorialistica, documenti più diversi. Bruce ha spaziato dai documenti contabili, ritrovando dal 1551 i documenti contabili di Eleonora. Fino a quella data, purtroppo, forse saranno confluiti in un fondo enigmaticamente di nome diverso, oppure, come succede, sono stati cancellati e distrutti. E questa seconda narrazione in realtà non riguarda solo Eleonora e il giardino, ma riguarda la storia di Firenze in tutto il Cinquecento, perché è pur vero che Eleonora è nata probabilmente nel 1522 e muore 40 anni dopo, ma in realtà la sua azione è partita, ha impresso un tale dinamismo alla sua azione creatrice a Boboli, che questo dinamismo è proseguito ben oltre la sua esistenza terrena, moltiplicando i giardini di Boboli e quindi occupando tutto il secolo, dominato poi dai suoi due figli, il malinconico e notturno Francesco I e invece il pragmatico e solare cardinale Ferdinando, che diventerà il terzo granduca di Firenze. Quindi una storia di un rapporto di committenza molto molto speciale. Sono rare le committenze femminili nell'Ancien Régime, ancora più rare quelle che si concentrano su un giardino. Scegliere di fare un giardino, tutta la letteratura giardiniera, diciamo cinquecentesca, ma già quattrocentesca, è molto ricca e parte dal presupposto che la creazione di un giardino, usa sempre l'analogia, Bruce l'avrà trovata, equivale a quella di un figlio. Ci sono mesi, mesi, mesi di gestazione, poi ci vogliono anni perché il giardino assuma l'aspetto di un giardino e non di un luogo in attesa di formalizzazione. Gli alberi sono lenti nella crescita, anche se sappiamo che trapiantavano alberi grandi. Cioè il giardino è un atto d'amore, è un atto d'amore esteso. In questo caso io ho letto la storia dell'amore coniugale, della complicità tra i due personaggi che vedete in queste immagini. Un uomo e una donna il cui incontro è segnato da una specie di fatto. E io credo che Cosimo sappiamo, credeva moltissimo negli oroscopi, no? Al punto che sceglie, anche se con una astuzia trasparente, non il proprio segno zodiacale, ma il proprio ascendente, che, guarda caso, è il segno di Ottaviano Augusto. Quindi c'è una palese adesione a un modello molto, molto ambizioso. Ma al di là di questo, Cosimo crede, come molti nella sua epoca, e non soltanto, all'astrologia. E io credo che ne abbia un po' di ragione, perché tutta la sua vita è all'insegna
di eventi inaspettati, veramente quelli che Pirandello chiama sfacciatamente non verosimiglianti, no? Intanto lui nasce da un ramo cadetto, la madre Maria Salviati, vi do alcune coordinate che sono importanti, imparentata con i Medici, il padre è un eroe, un comandante di Ventura, Giovanni dalle Bande Nere, che muore a governo, cercando di fermare la discesa dell'esercito mercenario di Carlo V, che farà poi pochi mesi dopo, nel maggio del 27, il sacco di Roma. La nonna è una soldatessa, è una capitana di Ventura, Caterina Sforza, che controlla le fortezze di Forlì, di Faenza, una donna pugnace e tenace che sa far fronte agli assedianti delle sue fortezze, insomma una famiglia segnata dalle armi. Il ragazzo viene battezzato, il suo padrino di battesimo è il parente della madre Giovanni de' Medici, divenuto papa con il nome di Leone X, ed è lui che insiste perché gli venga dato il nome non più usato in famiglia del grande fondatore della dinastia di Cosimo. Ora, è una scelta profetica questa, lui non aveva alcuna chance di subentrare al potere, poi già la situazione era tutt'altro che lineare. Eppure, appunto, rifonderà la dinastia, rinnoverà il nome di Cosimo anche in questo. I due poi condividono un'occasione comune e ecco, vi mostro. Nel 1535 il grande trionfo di Carlo V che riconquista Tunisi, occupata dalle truppe franco-saracene, l'alter ego, lo speculare di Carlo V è Francesco I di Valois. Carlo V riconquista Tunisi e ne approfitta per risalire la penisola in un percorso trionfale cadenzato da delle metamorfosi urbane straordinarie. Palermo viene totalmente reinventata, lo stesso vale di Messina. Napoli vedrà addirittura la temporanea rinascita della villa di Poggio Reale e il rifacimento, anch'esso effimero, di Porta Capuana, dove entra il corteo di Carlo V. Tutti i maggiorenti, tutti i signori, signorotti d'Italia si precipitano intorno a Carlo V. Appare chiaro che il destino dell'Italia conteso tra Francia e Impero sta deragliando verso l'Impero. Quindi anche da Firenze Alessandro, il duca figlio di Clemente VII, si precipita con la sua corte, tra l'altro subendo anche una certa umiliazione perché non verranno ammessi nella parte prossima a Carlo V del corteo, ma solo i regnicoli avranno l'onore di stare accanto a Carlo V. Gli altri, i Gonzaga, il Farnese, il figlio Pierluigi di Papa Paolo III regnante e anche il nostro Alessandro, vengono messi, la cronaca dice, dove gli parà loro, il che significa che non sono previsti dal cerimoniale. È una situazione molto eccentrica, dove possiamo immaginare, sappiamo che Cosimo Fanciullo è lì. Ora Bruce per due volte cita questo episodio, ma astenendosi dalla ipotizzare che si siano potuti vedere, meno che mai incontrare, anzi immaginando piuttosto una pura coincidenza spazio-temporale senza incontro. Io romanticamente invece
preferisco pensare che un incontro almeno di sguardi ci sia stato. Sta di fatto che 2 anni dopo, con l'assassinio di Alessandro, il destino di Cosimo volgerà in maniera drammatica e radicale e partiranno le trattative per un imparentamento con Carlo V e che sfoceranno nel matrimonio con Eleonora. Bruce mette in evidenza, l'abbiamo detto, il fatto che Eleonora vuole un giardino prossimo alla città, molto vicino alla residenza della famiglia che dal 1542 si sposta dal Palazzo Medici di Via Larga qui a Palazzo Vecchio e dunque acquista dai rissosissimi e numerosi discendenti di Luca Pitti il palazzo e comincia immediatamente ai lavori nel giardino. Sì, grazie, molto volentieri. E questo suo impegno creativo, gli incontri probabilmente con l'architetto, ingegnere idraulico, il sublime scultore Niccolò Tribolo, cominciano molto prima che vada in porto l'atto notarile, tanto che appena quello viene siglato i lavori partono. Questo significa che c'era già uno studio predisposto anche nel dettaglio. Eppure la bibliografia, la letteratura, dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, disconosce questo debito a Eleonora. E io mi sono chiesta come mai, perché. In realtà, guardate la scritta in rosso. L'Unità d'Italia porta un'ondata un po' difficile da definire. Noi siamo grati ai nostri avi che sono riusciti a mettere insieme parti così diverse dello stivale, ma l'operazione che loro hanno fatto è stata quella di stroncare ogni possibile nostalgia e questo è stato fatto con un'opera di diffamazione, possiamo proprio chiamarla col suo nome, operata soprattutto nei confronti delle dinastie che tanto avevano influito sulla cultura e sullo sviluppo della civiltà della penisola. I Farnese sono oggetto continuo, tutte le malefatte farnesiane sono ripercorse in racconti, in drammi, eccetera. I Medici sono quelli trattati peggio e naturalmente Eleonora entra in questa damnatio memoriae, tanto che le viene riconosciuta la maternità, direi, del giardino fino agli inizi dell'Ottocento. Cantini forse è l'ultimo, no? Ma anche Vasari in ben 2 punti parla esplicitamente di Eleonora, solo una volta lo attribuisce a Cosimo, su 3 citazioni, 2, quindi possiamo. E allora perché sparisce? Perché appunto in quegli anni, per esempio, si pubblica un libello che si chiama I Medici Sodomiti, che forse voi avete avuto modo di vedere, cioè libelli di pura diffamazione, in modo da togliere, da sradicare ogni tentazione di nostalgia verso i passati regimi. E io penso che questo possa valere, almeno parzialmente, come giustificazione. Gli restituisce la maternità del giardino e contemporaneamente intesse un racconto parallelo, parlo di Bruce, un racconto detto e non detto, ma che affiora continuamente. Eleonora costruisce, crea, ma costruisce, quello è un giardino formale
con molta, molta ingegneria e architettura. Ma il suo coniuge, complice, amante, amato, Cosimo, aveva iniziato altrettanto l'anno dopo la sua chiamata inaspettata al potere. Aveva iniziato la costruzione di un giardino nella villa di Castello, la villa che era appartenuta all'altro Lorenzo, Lorenzo Minori, il collezionista di Botticelli, le cui tavole si trovavano proprio nell'appartamento sull'orto segreto, sul giardino segreto, e dove vive Maria Salviati e dove di fatto trascorre la vita di famiglia. Ed è interessante notare questi due giardini che corrono in parallelo, ma sono molto, molto diversi. L'uno, quello che voi vedete nella lunetta di Giusto Dutens, regolarizzata della fine del Cinquecento, è un giardino narrativo, è un trattato di geografia, è una proiezione politica, è una persuasione ideologica. Il giardino di Castello trascrive all'interno di un recinto controllato il territorio, per via simbolica, il territorio del Ducato. E lo trascrive in termini dettagliati, mettendo in risalto uno dei problemi che ha il territorio ducale, che è il problema delle acque. Tutto il territorio ducale, da un lato, è funestato dalle alluvioni e dall'altro ha città come Firenze siccitose, città che nonostante l'attraversamento dell'Arno sono aride, povere di acqua, e l'accomodamento delle acque, la disciplina, l'imbrigliamento, la cattura delle acque che Piero da San Casciano, l'ingegnere che insegnerà i principi dell'idraulica a Trivolo, opera su Castello, diventano in un certo senso un laboratorio per il controllo e la disciplina dell'irrigazione, non solo nei giardini. I giardini sono il pretesto euforico di un controllo della campagna, e questo Bruce lo dice ripetutamente. Cioè, Eleonora è un'imprenditrice, è stato detto, è un'imprenditrice favorita dai legami familiari, come è nella tradizione della nostra cultura, perché in effetti ha l'appalto delle granaglie. Ora, in questi stessi anni, c'è Giulio III a Roma, un papa toscano, suddito dei Medici del Monte, il quale affida l'appalto delle granaglie a un tale Boccacci. Se voi scendete dalle pendici del Quirinale, c'è un vicolo Boccacci. Non ha niente a che vedere con Boccaccio, ma era l'appaltatore delle granaglie, che venne massacrato di botte dai romani alla morte di Giulio III. Vi dico questo perché chi detiene l'appalto e il controllo delle granaglie detiene veramente la vita dei cittadini. E Eleonora lo fa con grande sapienza, con un'accortezza finanziaria veramente eccezionale, ma anche con una capacità imprenditoriale lungimirante. Tutti gli acquisti di Eleonora intorno a Boboli e di Cosimo intorno a Castello vanno nel senso di incrementare la produzione proprio delle granaglie, del vino e dell'olio. E quindi certamente usa, potremmo dire, una rendita di posizione, ma con una capacità imprenditoriale sorprendente in una ragazza che ci riesce difficile immaginare in queste vesti. Eppure i documenti parlano in maniera chiara e grazie. E Bruce li legge, mi sembra, con molta acutezza proprio in questo senso.
Dunque, i due giardini procedono insieme e procedono insieme anche le fattorie intorno a loro. Non si capiscono i giardini, i grandi giardini fiorentini, se non si tiene conto di questo risvolto agricolo veramente fondamentale e che per quanto riguarda Boboli perdura sostanzialmente fino all'Ottocento. Ci sono le stalle, ci sono gli allevamenti degli animali domestici e ci sono i vivai. Vivai non sono i vivai dei fiori, con la parola vivaio nel Cinquecento nei documenti si intendono le vasche, le grandi vasche d'acqua, quelle che qui vedete regolarizzate davanti alla villa di Castello e lo vedete anche sopra alla sommità del declivio, vedete che c'è un'altra grande vasca d'acqua, anche lì sappiamo dalle lettere, il cardinale Alessandro Farnese si reca in visita a Firenze, viene accompagnato per vedere quelle ladrone, cioè le carpe che si trovano nel vivaio alto di Castello. E in realtà questi vivai servono proprio, sono dei veri e propri allevamenti di piscicoltura che servono per l'alimentazione della vasta, delle corti che si gemmavano intorno al potere di Cosimo. Sempre nella parte, vedete, laterale e nella parte alta c'è un addensarsi di vegetazione ad alto fusto. Sono le ragnaie, dove con la ragna, cioè delle reti, queste ragnaie venivano sostanzialmente avvolte dalle reti, si catturavano gli uccelli all'interno con l'uso di un altro uccello, cioè di una civetta. E il quadro del nano di bronzino, il quadro che sfida il paragone con la scultura perché fa vedere il nano sia davanti che dietro, il nano con la cacciagione ha una civetta nell'altra mano che serviva per la caccia. E sappiamo per esempio che Cosimo, che è un cacciatore, la leggenda dice che quando Francesco Guicciardini decise per la candidatura di Cosimo, lo trovarono, lo cercarono a lungo e alla fine lo scovarono nel Mugello, impegnato in una partita di caccia, no? Quindi, e sappiamo sempre da svariate lettere che Cosimo, quando lasciava gli impegni della cancelleria qui a Palazzo Vecchio, si trasferiva a Castello e si dilettava al vespero della caccia nella ragnaia. Quindi vedete, le ragnaie, in realtà abbiamo parlato di pesci e di uccelli, cioè animali di piccolissimo taglio che non hanno bisogno di essere conservati e che servono alla sussistenza di piccoli nuclei, perché il problema dell'alimentazione proteica nel 500, ma anche nel 400 e nel 600, è proprio quello che ammazzare un bue o un maiale con la difficoltà di conservarne la carne significa consumarlo in pochissimi giorni e quindi avere a disposizione un gruppo disposto a pagare, eccetera. Viceversa, la cacciagione e la pesca hanno la taglia giusta anche per nuclei familiari relativamente modesti. È una delle ragioni per cui Cosimo tiene tanto alle paludi della Pisan da nominare Luca Martini, un altro protagonista del racconto di Bruce, responsabile del governatore di Pisa, in particolare proprio del territorio. Ma passiamo, ecco, vedete nel dettaglio, potete ben immaginare, allora vedete le mura sono le mura della Gerusalemme celeste, sono evidenti in tutte le immagini medievali che si vedono negli arconi delle chiese di Roma ed è un'evocazione consueta.
ma qui invece noi vediamo l'Appennino nella parte alta e quella statua che infreddolita emerge dalle acque del vivaio, è un capolavoro bronzeo di Ammannati, immerso nel bosco, nel salvatico, come lo chiamano i documenti, nella parte alta, dove fa freddo, nell'Appennino, stiamo nella prima, la cosiddetta piccola glaciazione, quella che dal 5 al 600 interessa tutta l'Europa, a cui Blum ha dedicato quell'incantevole volume che si chiama Il primo inverno, e quindi la parte alta, l'Appennino è infreddolito e coperto di neve. Si scende, c'è un asse di simmetria che Utens ha allineato col centro, impropriamente col centro della villa, ma questo non è importante. L'asse di simmetria in realtà è un asse narrativo e andrebbe letto a partire dalla villa. C'è un grande prato, un prato che serviva per i giochi, i tornei e le feste, e poi si inizia con una statua che è la trascrizione della battaglia di Montemurlo. Vediamo un po'. Ecco, la vedete? Eccola qua. Ercole. Ercole è l'eroe per antonomasia, Ercole Cosimo, che strozza Anteo. Anteo è figlio di Gea, figlio della terra. La forza di Anteo viene dal contatto fisico, proprio carnale, con il terreno, con il corpo della madre. Ercole riesce a sollevarlo e con grande possanza gli stringe il busto, levandogli il fiato che esce sotto forma di un getto che costringe Tribolo a catturare l'acqua non solo da Valcenni, ma anche dalla Castellina e dalla Petraia. Ed è un getto che supera, arriva all'altezza, diciamo, dell'Appennino figurato. Questa fontana mette molti, molti anni ad essere completata. La vasca ottagona con gli speroni angolari di Tribolo viene montata rapidamente. Lo stelo con le bellissime sculture di Tribolo, che qui rivela tutta la sua delicatezza di scultore, ma anche la risolutezza della lezione michelangiolesca, per cui questo stelo fiorito di Puttie è in realtà un capolavoro di statuaria straordinario che viene completato dai putti che giocano intorno alla seconda vasca, che verranno ripresi poi proprio nella fontana cosiddetta del carciofo del primo vivaio a terra di Pitti. Dunque vedete che ci sono migrazioni tra i due giardini, passaggi di idee, di... Ma qui il racconto è stretto, è fermo. Cosimo Ercole sconfigge a Montemurlo gli antimedicei, innalza la colonna della giustizia qualche anno dopo a Piazza Santa Trinita e si celebra in questo modo. Questa statua vede molti tentativi. Vincenzo Danti, secondo la testimonianza di Vasari, abbandona la scultura in bronzo perché non riesce, date le dimensioni del gruppo statuario, ad avere una fusione a cera persa senza fratture. Alla fine Ammannati, scultore di marmo, riuscirà invece in questa straordinaria impresa. Ma dopo che ha sconfitto i nemici, si appresta a un governo a far ritornare i Saturnia Regna, l'età dell'oro. L'età dell'oro in cui Venere, Florenza, al centro di un labirinto, è il labirinto della politica, è il labirinto dei compromessi, delle scelte durissime che farà nel controllo territoriale militare del Ducato Cosimo, che tuttavia
si compie in questo trionfo di Putin, dove un giovane, purtroppo, che muore molto presto, un dotatissimo scultore, Pierino da Vinci, della famiglia del grande Leonardo, al servizio di Tribolo, fornisce prove di grandissima eleganza, il quale Pierino da Vinci è uno dei protetti di Luca Martini, che avrà il dolorosissimo onere di portarne in ceste il corpo da Genova, venuto da Genova alla sepoltura a Firenze. Ecco, la statua di Venere, Venere anche qui, vedete, non è un semplice ugello di fontana che butta l'acqua. Là era lo spirito vitale che fuggiva dal corpo di Anteo. Qui sono i capelli di Venere, Anadiomene o Anadiomene, che esce dalle acque, si spreme, arrotola i capelli e l'acqua scende. Quindi un gioco, anche questo, di narrazione figurata, molto palese, molto evidente. Nell'anello che sta alla base, vedete, della statua di questa magnifica Venere, sono gli stemmi delle città sottomesse a Firenze. Il messaggio, ancora una volta, è molto chiaro, ma anche sfumato, anche dolce, è chiaro. Le città stanno sotto Firenze, Arezzo, Pistoia, Livorno, Livorno è fondata, la riottosissima Pisa, che è all'epoca della statua anche la conquistata città di Siena. Stanno sotto i piedi di Firenze. Ed è un dato da non dimenticare e che veniva osservato. Nulla è casuale in questo racconto. Bene, il racconto poi prosegue, la parte, diciamo, più prescrittiva, politica, ideologica, è stata detta con chiarezza, e infine, anche perché i tempi di costruzione del giardino sono lunghi, approda a un antro scavato nel terrazzamento dell'Appennino, che è chiamata la grotta degli animali o del diluvio, in cui l'imbrecciato pavimentale è veramente un'opera di straordinaria eleganza, perché riesce ad ottenere la precisione e l'esattezza del mosaico, facendolo però con piccolissimi ciottoli di fiume. E al centro noi riconosciamo un segno di Cosimo, è il segno che si trova a San Lorenzo sopra la tomba di Cosimo il Vecchio. È una ripresa chiara, evidente, della continuità, l'asserzione di una legittimità dinastica che non deve essere messa in dubbio. L'altro elemento di grandissimo interesse, ovviamente, sono le pietre, cioè gli animali, il diluvio, l'arca di Noè. Qui migriamo in un altro, in un mondo diverso di simboli. Il messaggio politico è stato detto ed è asserito. Qui in realtà c'è il controllo della natura, che si manifesta in qualche modo in duplicità, no? Da un lato le pietre si strappano alla natura, sono la massa muscolare della natura che viene strappata dall'uomo, che da materia bruta ne fa materia segnata. Cioè con le mani lascia un segno che le trasforma. È l'azione più simile a quella che fece il creatore nel momento della creazione, non a caso, dell'uomo attraverso la pietra, l'argilla, no? Quindi c'è un senso di controllo del demiurgico proprio dell'universo, da un lato, e dall'altro c'è la virtuosistica abilità di restituire il colore degli animali che sono vivi attraverso i colori delle pietre inerti.
cioè l'animato e l'inanimato si saldano nella straordinaria perizia dell'invenzione, ma soprattutto dell'esecuzione. Ecco. Tutt'altro discorso vale per Boboli. I due giardini procedono insieme, ma a Boboli prevale, se volete, è un discorso proiettato in avanti, molto in avanti, nel senso che contemporaneamente a Boboli si fa il giardino di Villa d'Este. Ippolito de' Medici costruisce con un'operazione che è ribaltata rispetto a Castello. Lì la villa, che è un convento, sta in alto, il giardino scende, ma anche lì per catturare l'acqua addirittura viene fatto un tunnel, come quello di Castello. Castello si entra nei bottini, è altezza, Eichamp c'è entrato durante i restauri. E però Ippolito, come Cosimo, a Villa d'Este narra la sua vita di cardinale e di politico, la sconfitta di non essere diventato papa, essendo arrivato millimetricamente vicino al soglio, la perdita della Rometta, no? Quindi siamo sempre all'interno di una narrazione che fa un uso cortigiano delle fonti latine, se volete, di Virgilio, ma anche delle fonti meno evasive, più impegnate storicamente. Qua no, qui c'è il puro diletto per il senso della natura. È la natura che viene ricercata, assecondata, in una condizione molto particolare, perché noi vediamo la lunetta che restituisce il giardino come è, con probabili aggiustamenti, alla fine del Cinquecento. In realtà noi dobbiamo immaginare l'assenza del forte belvedere, in cui Utens mostra con tutta chiarezza che il belvedere è il simmetrico in altura della fortezza da basso, cioè la tenaglia, il secondo braccio della tenaglia che serra la città, sempre pronta, o almeno così si temeva, a ribellarsi. E in effetti il forte non guarda verso Pisa, ma guarda verso la città. Non c'era. In compenso c'erano le mura che negli anni 40 Cosimo fa proseguire per proteggere quella parte di città che era la più esposta, tutto sommato. E queste mura sono, in un certo senso, l'elemento di partenza. È il recinto concluso, l'hortus conclusus, ed è il luogo che consente una notevole libertà di scelta. Anche qui c'è un asse di simmetria, ma è semplicemente un asse di orientamento. Vedete che non allinea episodi nel suo percorso. E però c'è una cosa molto molto interessante, la forma del giardino. È una cavea. In realtà è una cava e non è casuale l'assonanza tra le due parole. Tribolo si trova una cava a cielo aperto, che è quella che ha fornito il pietrame per costruire la villa, il palazzo. E ancora oggi, se scendete nei sotterranei di Pitti, voi vedete affiorare le concrezioni della pietra forte, macigno anzi, che costituivano la parte superficiale del colle. Allora, il primo problema che si pone, chiunque di voi abbia visto, abbiamo visto tutte le cave, è quello della terra. In una cava non si può piantare niente, e quindi è lo spostamento della terra. Come sarà avvenuto? Da dove viene portata questa terra? Probabilmente viene fatto con le comandate. Le comandate si usavano quando c'era bisogno di una manodopera cospicua, come gli schiavi
per i romani, che agisse tutta insieme, per un lavoro che non è particolarmente sofisticato, che richiede forza, prontezza, capacità, ma non sapienza manuale. E da dove l'abbiano presa, questo lo troveremo prima o poi nei documenti. E quindi la prima azione che viene fatta, e io immagino Eleonora che si preoccupa di questo, perché senza terra non si procede al tracciamento degli spartimenti del giardino. L'altra è l'acqua. E l'acqua è un problema grande, di là d'Arno come di qua. E viene catturata da Costa San Giorgio, si porta quella Costa San Giorgio periclitante, perennemente periclitante, proprio a causa anche delle infiltrazioni d'acqua, e il cui crollo, smottamento, costerà la vita a tutta la famiglia di Buontalenti, che solo bambino si salverà e che oggi malauguratamente si vuole di nuovo aggredire con operazioni improprie come sono i parcheggi sotterranei in un'area che, ripeto, da almeno 5 secoli è soggetta a smottamenti e a infiltrazioni. Comunque, tornando a noi, dalla Costa San Giorgio l'acqua viene veicolata e portata in quel piccolo edificio che vedete a sinistra, che in realtà è un grande serbatoio. È uno dei 3 serbatoi di Boboli e che diventerà il pretesto, poi lo vedremo, di un episodio plastico, architettonico e simbolico di grandissimo fascino, che purtroppo è un po' difficile visitare e vedere per la sua fragilità e delicatezza. Non può sopportare evidentemente carichi di visite come quelli che probabilmente sarebbero richiesti, e lo vedremo poi meglio. Ma da dove comincia in realtà Eleonora? E comincia dal recinto, cioè da dove c'è già qualcosa di costruito, a cui ci si può appoggiare. Comincia da un muro. Spesso le case cominciano dai muri preesistenti, dai muri di recinzione, di sicurezza. E comincia con un antro, con una grotta. Ora, io vi ricordo che Eleonora ha avuto 11 figli, di cui 8 sopravvissuti. Quindi in 20 anni di matrimonio, un po' più di me, cioè era sempre incinta, sempre. Quindi voi dovete immaginare anche questo, una donna che aveva una vita pienissima, era reggente ogni volta che Cosimo si allontanava. E questo ci dà la misura del rapporto che c'era tra i due. Però era perennemente gravida, quindi si spostava, possiamo immaginare in Portantina, sul cantiere che seguiva. E cosa sceglie di fare? Sceglie di fare una grotta, la grotta dove, secondo la leggenda, ecco un'altra cosa, il narrato che abbiamo di Eleonora è un narrato colto, tanto che Tullia d'Aragona, la poetessa nonché etera, ma le donne per essere colte, per condividere la cultura maschile, dovevano essere etere, se no non potevano stare nei consessi maschili. Tullia d'Aragona dedica a Eleonora la sua raccolta di poesie. È un fatto, non voglio dire unico perché non ne abbiamo la prova, ma certo molto raro. Significa anche, le dediche, lo sappiamo, non sono un atto gratuito, sono un atto di omaggio ma anche di scambio. Cioè la dedica è fatta a colui che finanzia l'edizione.
questo sostanzialmente. Infatti qualche volta le opere hanno più dediche, perché o muore il finanziatore o cambia idea. Allora bisogna sbrigarsi e trovarne un altro da affiancare o da sostituire. In questo caso Eleonora ha finanziato. Eleonora disponeva di liquidità. Altra cosa rarissima in questo periodo. Pochi anni, pochi decenni dopo sarà il grave problema di Sisto V a Roma, l'indisponibilità del denaro liquido e quindi poi la nascita dei Monti, eccetera. Eleonora ne dispone perché è una giocatrice e il gioco si fa col denaro liquido e vince, chi è che fa perdere la duchessa in effetti. Comunque forse era anche abile questo. Possiamo. Il fratello perdeva sempre. Il fratello Don Luis era un giocatore alla De Sica, giocava sempre e perdeva sempre, e lei lo sovvenzionava. Lei invece vince e dispone di denaro. Dico questo perché se si parte dalla grotta, la parte edilizia, lo vedete, la grotticina di Madama è poca e per di più si appoggia a un muro preesistente. Ma guardate la facciata. Intanto c'è un'invenzione straordinaria. È una facciata in metamorfosi. Prima era una facciata rustica, fatta di rocce, in attesa di venire modellata. E un po' si è cominciato, la porta ha un modellato elegantissimo in marmo bianco, presumibilmente è un marmo che viene dalle Apuane, quindi dalle cave, dalla parte delle cave Medice. La trabeazione è completa e quindi l'universo di natura è stato in qualche modo perimetrato all'interno del timpano, in attesa che l'artificio, che è regola e geometria, prevalga. Ma tutte queste rocce, che in realtà sono i calcari di deposito, che vengono, molte, molte vengono per esempio dall'Umbria. Le marmore sono la grande miniera, se mi passate il termine improprio, per questi diacci, come li chiamavano, cioè pietre ghiacciate, che servivano appunto per simulare gli antri, le spelonche. E cosa c'è all'interno della spelonca? C'è per ben tre volte ripetuta l'effigie della nutrice di Giove, la capra Amaltea. Ora, per me è stato sempre impossibile separare la fecondità di Eleonora da questa trascrizione. Questo è un altare alla nutrice. E la nutrice è la nutrice di Giove, così come Eleonora sarà nutrice dei figli di Cosimo Giove. E io ho letto questo, quasi avete notato che non ci sono accenni nei giardini al mondo della religione. Più tardi cominceranno e progressivamente Alessandro Rinaldi ha scritto un saggio molto interessante su questo passaggio dal giardino pagano. In realtà è il giardino letterario, questo è il giardino classico, al giardino devozionale, che avrà il suo trionfo nella villa lambrogiana che Francesca Funis sta studiando, in cui addirittura il convento dei frati alcantarini entra nel corredo proprio del giardino e la Via Crucis è parte di uno dei percorsi del giardino. Ma qui no, qui ancora è un altro universo ed è un universo che viene senza dubbio dal mondo classico romano. La prova ne è il disegno del soffitto
che voi vedete identico in, una, in un disegno di Francesco Primaticcio, che in una rovina antica riprende un disegno della Domus Aurea, del soffitto della Domus Aurea. Quindi questo disegno che viene dal mondo classico, ma io penso anche che si metta questa tradizione sostanzialmente secolare del giardino anche in continuità con il mondo medievale. Io non credo che ci sia una frattura, cioè che solo le fonti antiche abbiano influito sulla rinascita del giardino. Io penso che in realtà in tutto il corso del Medioevo il locus amenus per eccellenza era il giardino, e la prima frase italiana non notarile in lingua italiana alla corte di Federico II cita un giardino, è Rosa Aulentissima. Quindi la cultura del giardino ha una centralità nel mondo medievale, e quando Boccaccio fa fuggire la brigata di giovani da Firenze assediata dalla peste, li manda a Villa Palmieri in un giardino, no? Quindi ecco, questo è l'unico punto, diciamo, uno dei punti di divergenza con il libro di Bruce. Io penso che ci sia una forte continuità con una tradizione di cura e di ricchezza dei giardini come luoghi poi molto femminili. Le rappresentazioni miniate, eccetera, anche gli affreschi più tardi di Luini che si trovano a Brera, eccetera, i giardini sono popolati da figure femminili. Il giardino è donna perché è il luogo della fecondità, è il luogo in cui la natura fiorisce. E quindi Eleonora in questo senso dà un'interpretazione, secondo me, straordinaria di questo presupposto. E la ripresa di questi elementi antichi si ritrova nell'altro modello, ma è un modello di riferimento quasi interiore, Villa Medici appoggia Caiano, per più ragioni, ma anche lì nel fregio che voi vedete sotto il timpano templare, anche lì è ricordata la leggenda di Amaltea, la nutrice di Giove. Nella immagine della pianta del Buonsignori si vede molto bene il tracciato geometrico antistante la parte monte di Palazzo Pitti, e là secondo me c'è un'altra tradizione che è importante, e che è il Palazzo della Magnaura a Costantinopoli. Perché là a Costantinopoli il palazzo imperiale, come sappiamo, sorgeva lungo il lato del Circo Massimo. Qui sorge di fronte, anche il Palatino sorge lungo il lato del Circo Massimo. Cioè c'è una unione serrata, perché il Panem Circenses erano gli imperatori che lo donavano, questo deve essere chiaro. E io penso, Costantinopoli era molto presente, era molto conosciuta, poi i fiorentini, i rucellai andavano, possiamo dire, tutti i mesi a Costantinopoli. Cioè è una, non a caso noi abbiamo i disegni di San Gallo, di Santa Sofia, eccetera, che sono la prova, non che San Gallo ci è andato, ma che altri, tanti, sono andati e la conoscevano. E io penso che la memoria di quel palazzo imperiale abbia giocato un ruolo nella scelta di una forma che è inconfondibile, soprattutto quando la si vede, come in questo caso, in pianta, in una proiezione in altezza. Il palazzo cresce e Eleonora muore, ma Eleonora ha fatto partire, è come la valanga, quando ne parte un po' poi viene via tutta la montagna. Ha fatto partire un processo che verrà proseguito dai suoi discendenti e poi anche da coloro che prenderanno più o meno legittimamente il luogo dei suoi discendenti.
è un processo che trascina con sé l'ampliamento del palazzo e che vede comunque prima Tribolo che muore prestissimo, muore nel 50, e tutto il lavoro viene fatto dal genero David Fortini, che è lo stesso che farà i lavori alla Villa di Castello. A quel punto io mi chiedo anche se Bernardo di Monna Matea ha avuto un ruolo, visto che Vasari prende lo studio proprio molto vicino a Pitti, per motivi di dimensioni, però è lì vicino. Sta di fatto che c'è un lungo interregno di Baccio Bandinelli che conosciamo da Vasari. Vasari ha un rapporto molto turbolento con Baccio, quindi molte cose sono probabilmente falsate, però dice una cosa precisa: quando Baccio si rende conto di avere perso il favore del duca, perché è arrivato Benvenuto Cellini, il più bravo, ha detto, almeno col bronzo, si volse, dice, a corteggiare, usa proprio la corte, no? La duchessa, per ottenerne il favore, ci riesce e sarà lui a, ma lui a, fa parte di quei maestri tardi, lenti e incerti che sono gli stessi del Salone del Cinquecento prima di Vasari, e quindi porta a termine pochissime cose, ma alcune vengono, questo è Ammannati. La fontana verrà portata a termine molto tempo dopo, con i putti che giocano sul labbro della tazza ottagona, proprio come quella di Castello che abbiamo visto. Questo è poi il rifacimento seicentesco e poi neoclassico, per cui in realtà oggi del giardino, e Bruce lo dice molto chiaramente, dal giardino di Eleonora restano alcuni frammenti, in particolare il frammento simbolicamente più pregnante, che è la grotta della nutrice. E qui è il vivaio più alto, quello che consente di azionare le fontane nei gradoni più bassi verso la città. Questa immagine racconta anche il futuro del palazzo. Il palazzo da alcuni è considerato in qualche modo la matrice del teatro a palchetti all'italiana, e qui si vede molto bene, perché in realtà ogni piano ha gli affacci e gli spettacoli teatrali venivano allestiti in un piano artificiale che veniva montato all'altezza della prima trabeazione. Quindi in realtà è un vero e proprio teatro. Ecco, vi mostro questa immagine perché rende molto bene un fotopiano, intanto lo sviluppo del giardino e il fatto che intorno continua la Rus in urbe, cioè la campagna nella città. Ci sono i poderi, ci sono le coltivazioni. Di contro il resto della città, guardate la parte di Quadarno, è priva di verde. È una città serrata, è una città di pietra. Solo giusto il giardino Torreggiani, che era vicino alle mura, intorno alle mura c'erano le fasce di rispetto che diventavano facilmente giardini. Quindi Boboli è veramente un exploit straordinario, è il racconto di una città possibile, la città in cui il diletto e l'ozio entrano in comunione con il creato e la natura. Grazie, grazie Bruce. Grazie Claudio Conforti per questa lectio magistralis che intanto finché arriverà la traduzione in italiano il libro deve anche sostituirlo, ma poi anche quando ci sarà la traduzione in italiano è veramente qualcosa di aggiuntivo. Grazie di questo
approfondimento storico e grazie anche di aggiungere ai due punti di grandissima attualità, il ruolo delle donne e l'ecologia, anche un terzo punto di attualità che sarà di particolare interesse per i giornalisti dei giornali fiorentini che ci seguono online, ovvero la impossibilità di costruire dei parcheggi sotterranei alla costa di San Giorgio. Quindi grazie davvero. Adesso chiederei all'autore del volume di venire al podio, non soltanto per l'applauso con il quale comunque ora iniziamo, direi. E non soltanto per ringraziare a sua volta, ma anche per la possibilità di fare delle domande. E ricordo a tutti quanti, anche chi ci segue online, che c'è la possibilità di scrivere delle eventuali domande nel campo chat, che poi leggiamo all'autore del volume. Ma intanto, mentre state pensando alle domande, chiederei a prendere la parola a Bruce Edelstein. Grazie veramente a tutti. E, io sono una persona molto fortunata perché ho avuto la possibilità di fare questo studio in tantissimi anni, in totale autonomia e libertà di pensiero, ma ho trovato un sostenitore di questo approccio libero e autonomo nel direttore degli Uffizi, che sostiene lo studio e manda avanti gli studi scientifici con questa libertà di pensiero. E, è una cosa che non dobbiamo prendere per scontato. È un privilegio di poter fare il lavoro di storico dell'arte o storico dell'architettura, ma questo privilegio non è sempre accompagnato dalla possibilità di farlo con questa totale libertà. E io l'ho avuto anche grazie, ovviamente, un libro non è un lavoro singolare, un libro già dall'epoca di Vasari sappiamo che i libri erano lavori corali e tantissime persone hanno contribuito a formare il mio pensiero attraverso confronti, attraverso l'aiuto e attraverso le critiche. E questo libro è anche frutto del sostegno di tantissime istituzioni fiorentine, prima di tutto ovviamente le Gallerie degli Uffizi, che mantengono il Giardino dei Boboli con grandissimo amore, tenendolo aperto per noi, per godere del più straordinario museo all'aperto del mondo, ma anche come parco pubblico, che serve come polmone verde per la comunità fiorentina. Ma ovviamente ci sono tante altre istituzioni a fondo dei miei studi, in primis l'Archivio di Stato di Firenze, dove ho iniziato e dove inizia la mia storia con Eleonora e il Giardino dei Boboli, perché all'interno dell'archivio chi studia non può non riconoscere il ruolo di Eleonora in questo giardino. Non c'è un documento che riguarda il giardino fino alla morte di Eleonora nel dicembre del 1562 che non porta il suo nome. E questo è qualcosa che doveva rendere molto evidente che cos'era in effetti una specie di dannatio memoriae dopo che ha tolto questo ruolo importante che ha svolto lei nello sviluppo del giardino dalla nostra memoria collettiva. E altri istituti, vorrei ringraziare ovviamente anche Veleitati, dove sono stato borsista, dove è iniziato questo lavoro di ricerca 20 anni fa. All'epoca non era la direttrice, ma ho il privilegio di avere nel pubblico oggi la mia amica Alina Pen, che dirige e mantiene Veleitati come un luogo straordinario per lo studio del Rinascimento italiano.
E il lavoro è stato portato quasi a completamento in un altro istituto fondamentale per tutti noi che studiano a Firenze, e quello è il Kunsthistorisches Institut in Florence, dove sono stato Gastwissenschaftler nel 2015-2016 e dove la maggior parte del libro è stato scritto. Ora, questo era quasi 20 anni dopo che ho iniziato questo lavoro, e in un'evoluzione così lunga di uno studio, ovviamente molte cose sono cambiate, e attraverso la presentazione di Claudio Conforti, che è stato un grandissimo onore, è sempre, come sempre, una gioia ascoltare le sue parole, che, come ha detto il direttore, aggiungono moltissimo, offrono nuovi spunti. Quando si finisce un libro non è che si mette che si chiude la possibilità di studiare, si apre un nuovo capitolo nello studio dell'oggetto, e ci ha già tracciato delle importanti linee di futuro studio. Ma devo dire che una parte di questo studio, che è venuto fuori in maniera sempre imperante negli anni di evoluzione di questo studio, era il ruolo di Napoli. Devo dire che quando penso a Eleonora e al processo di riattribuire a Eleonora le cose che erano sue e non di Cosimo, bisogna chiedersi cosa cambia, perché è diverso se è di lei piuttosto che di Cosimo. Sono due complici, come abbiamo sentito, straordinari, sono sposati attraverso i normali processi per la nobiltà dell'epoca, sono trattative mirate a consolidare potere e denaro. Però si sono trovati molto bene insieme e sono due complici incredibili. E dunque il fatto che qualcosa è stato fatto da Eleonora non vuol dire che si esula dai progetti, le speranze, le mire di Cosimo. Sono progetti complementari, però c'è qualcosa di diverso. E ho cercato di capire in che modo si distingueva da altri progetti fatti per Cosimo. In questo il libro è cambiato molto negli anni, perché all'inizio ero, credo come tutti, condizionato soprattutto dall'immagine del giardino che viene dalla lunetta attribuita a Justo Utens. E queste lunette sono un documento incredibile per chi studia la storia dei giardini, in generale, non solo a Firenze. È un documento unico per trovare tracce di come si piantava, l'integrazione tra architettura e paesaggio, l'uso della scultura nel giardino. Ma sono dipinti, e sono dipinti che documentano qualcosa di molto specifico, danno, attraverso la loro forma e le tecniche della pittura, un'idea omogenea di tutti questi giardini medicei. E come tutti ero portato a pensare a Boboli in una sorta di evoluzione darwiniana del giardino, che parte dai giardini dei castelli dei Medici, Trebbio e Caffagiolo, e poi arriva in forma evolutiva a Boboli e Pratolino. E invece non è così. Boboli è qualcosa che si distingue da tutti questi altri giardini. E la maniera in cui si distingue, la mia tesi è che la maniera in cui si distingue è perché questo giardino nasce in realtà da modelli che si sono sviluppati a Napoli, dove Eleonora arriva probabilmente all'età di 12 anni e dove si forma il suo gusto, e dove suo padre, che come Cosimo era anche cadetto di un'importante famiglia, non in realtà una persona che nasce con forte possibilità di sviluppo, ma attraverso l'azione militare e l'intelligenza riesce a consolidare potere e crea qualcosa di straordinario. E lui a Napoli ha la possibilità di costruire in una maniera in cui non ha avuto tempo o possibilità di fare in Spagna. Eleonora porta questo tesoro di conoscenze con sé a Firenze. E in questo voglio dire che sono anche, come si dice, un nano sulle spalle di un gigante. E il gigante è Claudia Conforti, perché quando si pensa a questo uso di modelli napoletani a Firenze, noi siamo nel luogo più importante per questo uso di modelli. Siamo agli Uffizi, e gli Uffizi nasce da un modello, come ci ha insegnato molti anni fa Claudio Conforti nei suoi studi su Vasari, molto probabilmente come un omaggio a quello che fa Pedro de Toledo a Napoli, riformando
il sistema giudiziario in creare, nel creare un tribunale unico in Castel Capuano, gli Uffizi è un'evoluzione di quest'idea. E quest'idea mi è rimasto sempre in mente quando ho pensato a come Eleonora portava anche le sue conoscenze a Firenze. Si vede come questi due progetti sono complementari. Grazie. Grazie Bruce. Mi dicono la regia che non sono arrivate domande online, quindi chiedo brevemente se ci fossero delle domande del pubblico in presenza. Ed è una bella cosa di rivedere il pubblico così numeroso anche in presenza. Se no, dico comprate intanto questa versione in inglese del volume e direi... Per chi ci segue online, continua la nostra programmazione oggi pomeriggio alle ore 17 con la serie di interventi sulla finanza nell'antica Roma. E per chi è qui presente, chiudiamolo qui, facciamo la tradizionale foto di rito con Bruce, Claudia e anche il direttore deve sempre essere presente. E prendiamo Claudia nel centro e intanto... E poi prendiamo uno spritz. Grazie a tutti quanti e di nuovo complimenti a Claudia Conforti e soprattutto per quanto riguarda il volume a Bruce Edelstein. Ora una domanda ce l'ho però, i prossimi 30 anni a cosa ti dedichi? In effetti io a questo punto sono sposato con Eleonora da più anni di quanto è stato Cosimo ed è una moglie impegnativa, ma mi regala molte cose, molte emozioni. Abbiamo molti progetti ancora con Eleonora, l'anno eleonoriano non è finito e penso che ci saranno anche delle cose molto interessanti che si possono fare anche all'interno delle gallerie degli Uffizi su Eleonora. Grazie. Benissimo, grazie.